professore Giuseppe Cultrere, direttore della Biblioteca Comunale di Chiaramonte Gulfi e soprattutto operatore culturale, autore di questo libro, Il Paese sul Monte. Che questo libro è nato da un'occasione. Ecco, si vede sotto l'indicazione del comune, che in effetti è colui che l'ha stampato, e per un contributo della Regione Sicilia che finanzia le attività culturali all'interno della biblioteca comunale. Uh-huh. Quindi questo libro, diciamo, raccoglie alcuni interventi che si erano tenuti durante l'anno nelle manifestazioni. Tra l'altro una scheda che avevo scritto io su Chiaramonte, certo, più altre cose. Il Paese sul Monte perché? Intanto non è un saggio storico, non è neanche un libro di narrativa. Io l'ho chiamato un breve saggio, non esaustivo né completo. Il tema è quello dell'apporto, diciamo, sono due i temi che poi si intersecano tra di loro. Sì, queste l'apporto, sono delle fotografie di Chiaramonte. Sì, Chiaramonte degli anni andati, che sono all'interno del volume, perché il volume è molto illustrato, ecco, uno dei pregi del volume. Ecco, allora hanno ripreso i ragazzi. Sì. Qual è stato qual è l'apporto degli uomini di cultura nella vita sociale e politica di un piccolo centro? Sì. Punto interrogativo. O meglio, perché tanti di questi uomini di cultura alla fine non riescono a staccarsi dal loro piccolo centro, perché Chiaramonte è presa da emblema qua, può essere qualunque piccolo centro della Sicilia, sì. Sì. Non riescono a staccarsi dal loro centro e diciamo allontanarsi, sprovincializzarsi, come dicevano Brancati o gli altri, o Verga, andare altrove e fare fortuna, perché dopo tornano nella loro testa. Un piccolo esempio potrebbe essere un grande autore vicino, che è Gesualdo Bufalino, il quale in un certo momento rifiuta rifiuta gli onori della grande città, di andare a Roma, a Milano, nei grandi salotti, di essere consulente editoriale, e sceglie di vivere la propria vita di scrittore, di operare, di stare nella propria comsa, nelle basole che conosce dal ragazzo e altre cose. Ecco, questi sono i temi che stanno alla base. Fa benissimo Bufalino. Sì, fa benissimo. Io dico che fanno benissimo anche questi uomini. Scrive, vai, sì, perfetto. In fondo lui non guadagna meno di 50-60 milioni all'anno con i proventi dei suoi libri. Dove deve andare? A fare che cosa? A farsi i miliardi? Ma che ti importa? In effetti poi cos'è Il Paese sul Monte? Che è il primo saggio che compone il volume. È l'analisi, sono alcuni frammenti relativi ad alcuni personaggi, alcuni uomini di cultura, chiamiamoli in questo senso, cioè coloro che occuparono il tempo invece che in attività manuali, in attività intellettive, scrivendo un libro, scrivendo una poesia. Ma parlando di Chiaramonte. Parlando di Chiaramonte, attenzione, questo tutto si racchiude nel mondo di Chiaramonte, cioè un piccolo microcosmo. Io dicendo che per ciascuno dei piccoli intellettuali, perché poi sono dei piccoli intellettuali di provincia, il proprio paese è il centro del mondo. Forse è il mondo stesso, i magomundi, medievale. Sì. E questo si dimostra bene attraverso questi personaggi che, partendo dal 500, prendendo Tommaso Chiavola, che probabilmente tutti conosceranno anche perché a Chiaramonte ci sono alcune vie intitolate, altre che è un famoso scrittore del 400, un umanista, una persona che ha scritto esclusivamente in latino, non ha parlato chiaramente di Chiaramonte, però ecco, è il primo autore chiaramontano, è il primo che si dichiara chiaramontano con orgoglio nell'incipit del libro, in questi libri latini, e del quale possediamo un'opera. Fra Vito Pizzo, per esempio, che è un autore, un altro personaggio del Cinquecento, particolare, probabilmente sconosciuto alla maggior parte, però per i suoi tempi è così importante quanto lo sono oggi i grandi saggisti o grandi scrittori. È un autore intanto di cose religiose, teniamo conto che tra 400 e 500 la maggior parte di gente scriveva di cose religiose ed erano religiose, la cultura la detenevano loro. Però questo pubblica un libro, guarda caso, con Fausto Bufalini, che è uno dei più grandi editori siciliani del 500, siamo agli albori della tipografia siciliana, i grandi tipografi sono a Palermo, Maida e a Messina, c'è questo Bufalini che ha il pregio di fare delle edizioni particolarmente ricercate, e ritroviamo questo personaggio che era dimenticato nei secoli in recente opere, diciamo, dell'Ottocento,
dove Levola, che è un esperto di tipografia e di altre cose, cita questo libro del fra Vito Pizza, non per il valore intrinseco del libro, ma perché è un particolare prodotto editoriale. È un ottimo prodotto di questa casa editrice Fausto Bufalini ed è anche rarissimo, dice l'Evola. Cosa ha di particolare questo, la cosa simpatica e significativa di questo frate? E perché rientra nel tema? Ecco, questo parte dal suo paese, va a Roma, diventa famoso, professore di università, a quei tempi era, diciamo, uno dei più alti professori di università, chiaramente teologia e filosofia, di teologia e filosofia, a Padova, la più grande università a quei tempi d'Italia, una delle più grandi anche del mondo, finisce la sua carriera università, ha come compagno un certo Felice Perretti, che è un altro personaggio, diciamo, un altro grande dottore di filosofia, e finisce la sua carriera e se ne torna a Chiaramonte. Decide di passare il resto della sua vita in una piccola villa, cioè in una piccola casetta di campagna che esiste tutt'oggi. Ecco, è interessante anche questo dal lato architettonico, che recentemente una cooperativa di Ragusa ha fatto una ricerca sulle ville rurali e è riuscita a individuare non solo la villa, ma della villa quel corpus che è cinquecentesco, quindi abbiamo anche un riferimento diciamo storico architettonico di questa. Questa villa è un po' isolata, come si ritira là. Però quel Felice Perretti diventa papa, lo chiama, gli dice vieni a Roma perché adesso, il suo compagno di studi, adesso io ti faccio cardinale. Noi sappiamo benissimo nel Cinquecento cosa significasse cardinale, erano i principi della Chiesa ed era a tutti gli effetti un principe, cioè avrebbe avuto il suo palazzo, la sua corte e tutte le altre cose. Questo signore risponde al papa che gli offriva in effetti un principato, non cambio il mio orticello per il cappello cardinalizio, e se ne torna a Chiaramonte. Ecco qua che rientriamo nel tema. Perché questo personaggio rifiuta? Cioè, forse la migliore cosa per lui era quel posto, tra l'altro era al tramonto, il discorso che facevamo di Bufalino anche lo stesso, cioè l'età giovane, era al tramonto, sceglie di finire la sua vita fra i mandorli e gli ulivi, come dico, di Chiaramonte. Ecco, è significativo questo personaggio, gli altri saranno sullo stesso scusa, ma tu dici onda. Una cosa simpatica sul tuo libro, dici che alla prima edizione si scrive invece di Chiaramonte, Chiaramento. Poi nella seconda edizione, quando l'autore era scomparso da qualche anno, i sermoni predicabili, che era appunto questo suo libro, sono composti, si dicono composti da Fra Vito Pizza di Chiaramonte. Ma prima Chiaramento. Sì, era così sconosciuto questo paese, chiaramente il tipografo non sapeva neanche Chiaramento o Chiaramonte. Sì, sì. Cioè per dire i tempi abbastanza lontani. Poi abbiamo un altro religioso, Cultraro. Sì, va bene, poi ecco, affronto un altro problema, Chiaramonte o che è una curiosità, Chiaro Monte o Chiaramonte. Perché noi sappiamo che ci sono le due etimologie, Clarus Mons, Clara Mons, cioè è Chiaromonte da Manfredi Chiaramonte, come tutti sappiamo, da Manfredi Chiaramonte il nobile, oppure è Chiaromonte, come qualcuno, facendo una confusione etimologica, dà nel Settecento, dicendo attributo, cioè monte sostantivo e cosa, quindi Monte Chiaro, un Chiaromonte. E questo, attorno a questo, ci sono delle curiosità su altre. No, poi un altro personaggio, ecco, e questo chiaramente lo conosci anche perché ne sei occupato, sono Guastella, padre e figlio, che sono due personaggi particolari, perché qua entriamo nel discorso politico che ho voluto fare. Sono due intellettuali che si occupano di politica. Il problema è questo, che probabilmente anche di politica, no? Cioè, all'inizio si occupa esclusivamente, cioè sono degli anche, accesi politici. Anche il figlio. Sì, anche il figlio, fino al 1870, fino al 1870. Il problema dell'intellettuale che crede in politica, probabilmente, che possa applicare le regole etiche e morale che soggiacciono alla letteratura o alla cultura. In politica sappiamo è l'opposto, la morale diciamo non è la stessa della morale corrente. Per cui poi si trovano ad essere... Ormai va bene. Tutto ribaltato. Anche la letteratura ormai è diventata, d'accordo, ad alti livelli è diventata politica quindi esatto. È contro la morale di una volta. Poi si trovano a doversi scontrare con bei progetti non portati in porto, perché dice un bel progetto non deve essere realizzato, e si cozzano con la realtà
degli scontri piccoli di ogni giorno e abbandonano. L'intellettuale non può che essere all'opposizione. Esatto. Non è ed è il personaggio. È un venduto. Esatto, il personaggio è Gaetano Questella. Gaetano Questella nel 37 è antiborbonico. Giustamente. Diventa antiborbonico. Va a finire in galera. Nel sì. Quel famoso arretata che ci fu nel colera, altre cose, lui finisce sì. Anche di fronte a un plotone di esecuzione. Sì. E la mattina sì, la mattina no, gli facevano presagire che prima o poi sarebbe finito davanti a quel plotone di esecuzione. Probabilmente lui non lo sapeva, ma dopo l'ha capito, i Borboni, tu sai, non avrebbero mai sparso sangue blè, semmai di fronte al plotone di esecuzione sì, ci finirono, ma un sacco di popolani. Certo, ecco sì, lui sì. Poi tornò a casa tutto tranquillamente, lo minacciarono semplicemente. Fece tante altre, tutte le rivoluzioni, si fece quella del 48, si fece quella del 60. Però nel 60 poi si accorge, come diceva giustamente il Gattopardo, che si cambiava tutto, perché tutto restasse come prima. E Questella, antiborbonico, diventa adesso nuovo regime, perché lui dice, ma è possibile che io ieri lottavo contro questi signori che stavano al potere? Il giudice era borbonico, il sindaco era borbonico, adesso nel 60, lo stesso giudice che è diventato però adesso piemontese, quello che è diventato, e a questo punto dice qua le cose non quadrano e lui se ne va all'opposizione, io lo metto contro questo, dove a parte qualche eccezione i capi fascisti diventarono democristiani. Perfetto, ma il mondo è stato certo. A quanto pare è stato sempre questo. Alla fine lui, quando vede che la faccenda insomma è questa, se ne va in campagna e si cura i suoi terreni, perché capisce che questo modo forse è la migliore cosa, era occuparsi di cose più proficue e certo. Fa un bel libro tra l'altro, che per volgere in meglio l'agricoltura in Sicilia, che è abbondantemente citato in tutte le storie. Infatti tutte da le allora l'agricoltura è andata sempre più giovane. Lui, perfetto, lui ha cercato di trovare i metodi, lui proprio contributo, ha dato il proprio contributo allo Stato. Cioè diceva per esempio i sistemi di coltura dell'ulivo più moderno, della vita, allora c'erano i problemi della vita sì, che sì. Aveva tutte altre cose. Quindi rinuncia e se ne va in campagna, si fa la sua vita, poi si fa le sue passeggiate al corso, eccetera. Il figlio Serafino Amabile Questella, il figlio chiaramente inizia allo stesso modo, è battagliero, sai che nel 61 lui fa un bel giornale, è uno dei primi grandi giornalisti, diciamo alla, come potremmo dire oggi, ma più che alla bocca e alla cioè giornalista di punta, sì, di rottura. Fa quel giornale che si chiama Fra Rocco, è un giornale. Non so, Giannini poi, sì, è a livello nazionale. Ma lo stesso per esempio quello là del periodo del quel collaborò Guareschi, quel giornale satirico. Perché il Candido, sì. Quel giornale che lui fa, il Fra Rocco, in effetti, è un giornale satirico politico, politico e satirico. Sì, sì, ma parla delle amministrazioni comunali in modo tale che oggi uno, cambiando solo qualche espressione caduta in disuso, sì. Potrebbe applicarla a quasi tutte le amministrazioni comunali esistenti facendolo passare per un discorso. Sì, questo proprio. È chiaro, certo. Con quelle che se ne fregano, non fanno la strada, non fanno niente, che pensano agli affari loro, che si perdono in ghiacchiere, eccetera, eccetera. È molto bello, cioè, qui hai pubblicato una pagina del Fra Rocco. Sì, io, c'è quella relativa a Chiaramonte. Ecco, relativa a Chiaramonte, che io non conoscevo, di Fra Rocco ne ho sentito parlare, di Questella ho letto tutto, ma non avevo letto, perché non l'avevo mai avuto nelle mani questo. Sì, ma è un'edizione abbastanza rara. Sì, nella biblioteca di Ragusa c'è una copia, che lui ne fece di questo giornale 24 numeri, credo certo. Solo, riuscì a fare, chiaramente con le cose che scriveva, era difficile che potesse trovare consensi e finanziatori. Sì, il giornale a un certo momento morì. Parlava male dei borghesi. Parlava male un po' di tutti gli uomini di potere, diciamo dei sedari del momento, per certo. Entrare in Gattopardo, dei borghesi che si erano arricchiti col nuovo regime. I Gattopardi sono morti, perfetto. È stato bene, è stato male. I sedari sono rimasti, abbiamo ancora, li abbiamo dovunque. Questo è un fatto, quindi l'intellettuale per sua legge morale non può che essere contro, io sono confortato da questo. Esatto, questo dicevano. Lui poi finisce chiaramente dopo questa esperienza anche lui del sì. Giornale, vede che il giornale va male, altre cose, decide che bisogna pur campare e sceglie la strada, gli viene offerta, sai, tu la cattedra dell'insegnamento e vado a insegnare, perché intanto se hanno mangiato la proprietà, i nobili a quei tempi si mangiavano anche le proprietà. A non donna questo... probabilmente, perché con tutti i figli... Sì, poi era molto donna, era un donnaiuolo, questo sì, bisogna sì. Dirlo, questa sì, è sì. Una delle sue prerogative, quindi sì. Aveva preparato un po' tutto. Decide di fare il professore e si occupa di altro, si occupa di fatti culturali, anche
non facendo non politica, facendo politica nel senso giusto, diciamo, perché politica è anche occuparsi dei fatti, certo, globali della gente collegati ai fatti politici. E fa quei capolavori che sono le parità, altre cose. Sostengo io l'altra cosa, il passaggio dalla satira mordace politica alla serena e idilliaca poesia, anche se satirica, di Vestru, delle parità, delle altre cose, dà tutto da guadagnare a Guastella e lo porta a quel livello artistico di grande scrittore. Ma se l'ha fatto un po' le ossa, eccetera, un po' quello che è avvenuto, guarda, con Raffaella Poidomani. Raffaella Poidomani scriveva libelli satirici e aggressivi nei confronti degli amministratori, spesso firmando con altro nome, sì, eccetera, e degli onorevoli dei deputati nazionali e regionali del dopoguerra modicano, eccetera. E poi su quella scia cominciò un po' così e poi scrisse i libri che rubbe cavaliere, eccetera. E sì, così comincia così, che diventa molto più distesa. I politici è un fatto positivo. Del resto mi pare giusto che a piccolo uomo spetti il compito di amministrare e all'uomo grande quello di criticarlo e di prenderlo in giro. È una scelta. Vabbè, loro forse erano convinti della... che il piccolo uomo era lui, però lui è rimasto, loro sono stati scordati. L'intellettuale potesse fare anche politica, perché loro avevano letto probabilmente solo Socrate e Platone, i quali sostenevano, certo, questo fatto, e formavano degli uomini politici, ma gli uomini politici greci erano tutt'altra cosa. Certo. Erano convinti che l'intellettuale potesse dare una mano al politico per avviare. Ora i tempi erano cambiati. La politica è un fatto amministrativo. Già era entrata la politica moderna, forse, quella di cui poi ci avremo le conseguenze. Poi parli dei viaggiatori. Sì, ecco, questo è un capitolo su questo momento fascinoso che esiste nella Sicilia, che è stato tra il 700 e l'800, di questa gente che è venuta da oltre Alpe, dalla Germania. Era una moda, tra l'altro. Goethe scese in Sicilia, scesero tutti i grandi della Sicilia, e fecero questo viaggio. Qualcuno arrivò anche a Chiaramonte. Sì. Ci arrivò per esempio Friedrich Münter, che è un viaggiatore del 700, questo era un danese, poi divenne dopo anche arcivescovo e fu anche borgomastro della sua città là in Germania, non so quale. Comunque questo signore arrivò anche lui a Chiaramonte, la vide. È interessante di questo personaggio la sua obiettività. Ecco, una favola comune dell'Ottocento, per esempio, che la Sicilia fosse infestata di briganti, fosse piena di briganti. Luogo comune, ecco. Ma dico. C'erano questi briganti? Sì, c'erano i briganti. Ecco, Friedrich Münter però sostiene, lui dice, io questi briganti non li ho incontrati né li ho visti mai. Ecco, e più lui sostiene una cosa folclorica, sì, c'è qualcuno, però dice, né toccano i viaggiatori stranieri, né intervengono nella popolazione, più che altro sono qualcosa di simile a Robin Hood, è gente che ruba ai ricchi, più che altro. E ecco, poveri, magari, no, beh, i poveri davano a loro stessi. Però ecco, questi briganti non sono quelli dipinti dalla letteratura francese e inglese dei viaggiatori di quel tempo. Forse anche per impressionare le nobili donne e gli gentleman che venivano in Sicilia e così pregustavano un'avventura e potevano raccontare un'avventura che non esistesse, cioè di questi cattivi. Cioè, in effetti tutto ciò che succede per esempio a Münster, la cosa simpatica, ma non riguarda Chiaramonte, riguarda credo verso nella zona di Catania, è di vedersi in una zona impervia, controllare da un gruppo di queste persone e di vederle avvicinare nel momento in cui si trovano in difficoltà per aiutarle. Più che altro, diciamo, sembrano più esponenti del turismo siciliano. Certo. Che, ecco, l'intento di questi personaggi, lo chiarisce lui, di questi briganti, non è quello di provocare ritorsione, quindi colpendo i viaggiatori, ma è quello di risolvere all'interno poi le loro faccende, eccetera. E qui smentisce anche questa favola di questi viaggiatori che derubavano, assalivano le diligenze e tutta l'altra. Poi c'è un capitolo che dice appunto 100 libri per conoscere Chiaramonte. Cioè sono libri di chiaramontani o anche no, di altra gente? No, sono libri, c'è anche qualche altro, intanto sono su Chiaramonte. Ecco, 100 pubblicazioni su Chiaramonte. O di chiaramontane molto spesso. Sì, ecco, da questo. Questa è la parte, diciamo, più da biblioteca. Ecco, dovendo fare un libro questo qua, come cioè qua c'è la parte di funzionario di un istituto.
cioè è un repertorio bibliografico, è qualcosa di utile, io penso, certo, a chi voglia affrontare storia, tradizione di Chiaramonte. E quindi si comincia con Tommaso Chiavi. Sì, comincia col primo libro in assoluto e poi si va e si cammina fino ai libri del 1990. 1800, c'è qualche cosa di Sciascia che è scritto, ecco, su Chiaramonte, eccetera. Poi Gaetano Guastella, il padre di Serafina, sì, Chiaramonte nel 1890. È arbitrario, io dico, nella cosa, cioè perché ho scelto, sì, un percorso più sul curioso che, sì, sulla completezza storica. I libri su Chiaramonte sono molto di più, ah, ecco, se mettiamo specialmente saggi, c'è molta gente. Dico a un certo momento che, per esempio, soltanto nel Settecento, per la querelle sulla Madonna di Gulfi, se fosse statua bizantina o no, saprei, ecco, qualche cosa di simile. Si scrissero molte. Si scrissero 100 libri almeno, ah, in quel, ecco, periodo. Ah, allora, tutti inerenti a questo sono problema. Sono 100 scelte da te. Sì, esatto. Sono 100 libri che danno un panorama globale, andando anche sul curioso. Per esempio ce n'è uno simpatico del 1930, che le opere omnia l'opera omnia di Guastella, che è un grosso tentativo culturale della provincia di Ragusa. Il sindacato, proprio là c'è la figura di colui che patrocinò l'opera, che fu il Saverio Nicastro, poi, sì, quella, sì, qui intitolata alla biblioteca, ideò di pubblicare l'opera omnia di Guastella. Oggi si fanno anche le opere omnia, raccolse tutto, però si fermò al primo volume. Perché? Perché loro andarono con l'idea oltre, pensavano che l'area del problema editoriale anche attuale, pensavano che l'area di Ragusa assorbisse le opere di Guastella. Invece sembra che questo libro ne sia andato in circolazione una ventina. Tra l'altro non neanche li pagarono questi libri, e il tipografo, che era Ferrante allora, li tenne i quinterni di questi libri. Il destino di questi libri è stato intorno agli anni 60, che il tipografo, l'ultimo tipografo, occupando un angolo, li diede per incartare pesci. Osservo io, questo è un monito per chi viene dopo, e anche un limite della cultura, certo, meridionale, della circolazione della cultura meridionale. Comunque, andando più vicino ai nostri giorni, prima del Novecento, poi i libri di Bonafede, sì, Giuseppe Puccio, cenni coreografici, sì, su Chiaramonte. Questo è interessante, Puccio, per esempio, perché l'autore di quelle stampe, che forse non so se l'abbiamo visto, sono all'inizio, sì, qua, sì, del volume, così di cui parlo. È un incisore di Chiaramonte che si occupò anche di... Corrado Merfi, cenni storici sulla città di Ragusa, Samuele Cultrera, la famiglia Cultrera, sempre Corrado Merfi, la chiesa commendale dell'ordine Gerosolimitano del San, sì, Giovanni Battista in Chiaramonte e Gulf, gli uliveti del territorio chiaramontano, sempre parato. Beh, questo per esempio mi interessa, ci sono anche delle cose interessanti. Gli uliveti, per esempio, è un bel trattato di agricoltura, studio, ecco, uno studio agricolo. Ecco, Giuseppe Puccio, raccolto di 650 soprannomi chiaramontani utili a tutti. Questa è una curiosità, oh, sì. Ecco, sui minimi, sì, in giuri. Le opere del Mancino e del Berrettaro in Chiaramonte, sempre Corrado Merfi, che scrisse moltissimo, il cimitero cristiano di Gulfi, le vie del lago chiaramontano, Samuele Cultrera, i cappuccini in Chiaramonte e Gulfi, vita, le citra, battaglia, petali sparsi, relazione di Saverio Nicastro del lago. C'è un pezzo simpatico all'inizio, l'hai visto? Va circa 1938, raccolta di poesie molto dedicate alla propria città. Si parla della prefazione di Saverio Nicastro del Lago. Non ho mai amato la poetessa. Penso che la donna, più che scrivere poesie, debba dedicarsi alle cure domestiche e ai figli, che prima o poi è destinata ad avere. Ma siccome ogni regola ha la sua eccezione, dopo di aver sfoggiato qua e là petri sparsi, credo di poter derogare per lei dal mio assunto. Naturalmente era un uomo del suo tempo. Sì, era convinto che la donna era. Certo. Tra l'altro, questa, bisogna dire, questa decisione ebbe problemi. La vita decisa era grande, poi testa, poverina, non lo era. No, non lo era. Non l'avessi ricordato tu. Però è un'eroina, perché questa vita decisa, sì, volle fare l'insegnante in un, sì, periodo in cui, come diceva lui, le donne dovevano stare a casa. Sì. Ed ebbe grossi problemi lei per fare l'insegnante, perché gli insegnanti, intanto, i maestri erano tutti maschi. Lei fu una delle prime insegnanti donne a Chiaramonte ed ebbe grossi problemi. Lei fu anche aggredita, non so se sia lei o altra, da Vanni Interlanti, che poi è il padre di Teresa Interlanti, il famoso giornalista di cui si è occupato Mughini, eccetera. Di cui parecchi sono occupati. Sì, ed era anche un discepolo di Guastella. Anche Teresa Interlanti? No, Vanni Interlanti, che è il padre di Teresa. Vanni Interlanti pubblica un libretto agli inizi del Novecento terribile contro le maestre, dicendo che, diciamo, con motivazione orripilante. Non c'era solo lei, io avevo due zie paterne
sorelle di mio padre, che credo erano nate intorno a 1890-95, che fecero le insegnanti elementari. Sì, ma ebbero grossi problemi, voglio dire. Quindi, durante la guerra del 1518, nelle mele della dopoguerra. Ah, ecco, probabilmente ebbero grossi problemi. No. Giuseppe Cometini Aria, questo è un buon poeta dialettale. Sì. Cose di casa verso il vernacolo, io questo qualcosa ho sentito, qualcosa ho letto, eccetera. Poi interessante, dimenticato praticamente, sì, che sì, già delle buone cose, che dovrebbe essere almeno in parte recuperato, per esempio, secondo me. Cioè. E Antonio De Vita, vetro romano con scene di caccia da Chiaramonte e Golfi, del 51, già siamo nel 51, nel 54, ricerca archeologica sempre di vita, Giuseppe Cultera, archeologo. Come fu distrutta la chiesa di Santa Caterina in Chiaramonte. Poi abbiamo Giovanni Ragusa, il simulacro del santuario Maria Santissima a Gulfi, credo che ce l'ho sto libro. Poi il romanzo storico popolare del notaio Salvatore Ventura. Sì, questo è interessante, pubblicato perché posto. È un tardo ottocento, pubblicato nel 920, credo cosa, però è un romanzo ottocentesco. Viene ricordato giustamente il mio amico defunto Raimondo Beretta, Il grigio sì, degli Blè, esatto, perché che fu pubblicato editrice Gulfi. Sì, anche perché ecco, i libri ne ha pubblicato diversi altri, Beretta ci ha messo questo per dire di Beretta, perché si unisce al poeta chiaramontano, anche poi ci sono immagini di Chiaramonte. Io devo e dire... Poi che è un grande poeta, è un uomo... Intanto che ha inciso, ecco, questi sono anche gli uomini che hanno inciso a Chiaramonte, ha inciso anche con la sua, tu lo conoscevi benissimo, con la sua, col suo personaggio discreto e taciturno, però era un maestro, ecco, tu, io è stato per tanto. Io devo dire, Raimondo Beretta era mio coetaneo, io gli debbo molto, perché negli anni 50, lui giovanissimo, prima di questo Grigio degli Blake del 69, in realtà lui pubblicò il suo primo libro intorno al 56-57. Giovanissimo, ventenne significa, e lui a me, ad altri miei amici, diciamo così, praticamente ci fece vedere la possibilità di pubblicare dei versi, fu il primo a parlarci di Mario Gori, io sono stato a trovare Mario Gori a Niscemi assieme a Raimondo Beretta una decina d'anni dopo, fu il primo a parlarmi di Giuseppe Zagarrio, della cui amicizia io mi onoro, eccetera, e che ha voluto, Zagarrio non sta bene ormai, quando ha saputo che Beretta era morto due anni fa, mi disse se scrivi qualcosa su Beretta, cita quello che io ho scritto sul mio libro su di lui, perché io non me la sento di scrivere, perché non sta bene. Sì, vabbè, anche anziano. È malato poi, eccetera. E quindi ha voluto che io parlassi di Beretta, e quindi io debbo a Beretta, che fu il primo ad accostarmi alla poesia contemporanea e ad accostarmi a questo mondo, eccetera. Poi c'è l'intervento che non possiamo leggere tutto, sì, un brano dal Fra Rocco. Quello di cui parlavamo. Ecco, di Serafina Mabile Guastella, dove... In effetti questi sono gli articoli, cioè lui sul Fra Rocco pubblicò 5-6 articoli su Chiaramonte, ogni volta ci sono gli asterischi e si finisce l'articolo. Sono articoli coltissimi per addetti ai lavori, con varie digressioni, storiche, letterarie, eccetera. Che è come tema unico a Chiaramonte. E fa continuare questa serie di articoli sono pubblicati tutti insieme, in effetti è un bel saggio su Chiaramonte, molto satirico, diciamo, alcune volte la satira è di buon livello, ecco, è tagliente, dedicata ai vizi dei chiaramontani, impietoso, ecco, un ritratto impietoso di Chiaramonte, specialmente a quelli degli amministratori, di coloro che avrebbero dovuto avere il più grande onere di valorizzare la città. Questo 1861, parliamo, ecco, per chiarire le cose dell'amministrazione del 1861. Leggo qua e là. 9 almeno su 10 dei nostri comuni sono poveri come Giobbe. Certa cosa è però che erano ricchi in altri tempi, ma gli illustrissimi giurati municipali disponevano del patrimonio dei comuni con una praticabilità amabilissima a pro dei nostri amabilissimi feudatari, sia per la fausta nascita dell'eccellentissimo primogenito, sia per le fauste nozze dell'eccellentissima primogenita, sia per la fausta visita che l'altissimo eccellentissimo barone si permetteva concedere di tanto in tanto ai propri vassalli. Non so in verità in qual modo i giurati di Chiaramonte abbiano sciupato il patrimonio municipale, ma gli accerto che la vega e non l'ha più. Cioè non è molto gentile, è sferzata. Si sono mangiati i soldi, come vedete, niente di nuovo sotto il sole. In mangiarsi i soldi pare che era una caratteristica ricorrente. Cioè. Poi dice l'illustrissimo municipio, Salto,
L'illustrissimo municipio di Chiaramonte è dunque illustrissimamente amministrato da 20 padri coscritti, tutta gente buona e cappata, ma che si intende tanto di legge amministrativa quanto l'ex Francesco II di umanità e di giustizia e quanto l'ex Maria Sofia di fedeltà coniugale. Non è una cattiva fame entrambe, una di essere tiranne e un'altra di essere ecco, un poco di buona. Ecco, certo, la moglie di Francesco, sì, che si diceva che però in famiglia era l'unica che postava idealmente i pantaloni, sì, era Francesco, era Franceschiello, per cui giustamente c'è. Oh, se si spremesse la testa del cardinale Antonelli, che in fatto di denaro conierebbe le cinque piaghe di Gesù Cristo, vedendo che si incassa 10 per sbossare 200, il povero cardinale fuggirebbe via spaventato. Navigando in acque così basse, il Consiglio Comunale vide che rialzare la cifra attiva del bilancio non c'era altro scampo che rialzare smisuratamente i balzelli, cioè quello che avevano da adesso, quello che avevano da adesso, eccetera. Oh. Sui generi di consumo, siccome massima economica che più forte è il dazio, meno è il lucro che ne ritrae, convenne nell'idea che il dazio non dovesse estendersi sull'effettivo, ma sul presentivo consumo. Come esercitarvisi presso i Borboni, fu battezzato con l'archeologico nome di ruolo di transazione per vino, cosicché un povero diavolo che per ragione di economia domestica ingola il gotto unicamente nelle feste principali dell'anno è costretto a pagare il vino che non beve, come la tassa della salute ora, ma che volendo potrebbe bevere. Cioè, signore mie, viscere mie, quando è fresca davvero è da bandirsi a suon di tromba da Brescia a Pachino. Dice che a Chiaramonte Gulfi non c'è l'ufficio postale, la posta di Chiaramonte è come le baldracche, che sono proprie di chi le acchiappa, per cui questa posta chi ci arrivava prima se la prendeva, non importa se era sua, eccetera, perché venivano... lui per esempio attendeva con premura non so quale diavolo di lettera. Mi incammino a Sancta Sanctorum e domando se fosse arrivata la posta. Mi si risponde che l'è arrivata da un pezzo, che sta in casa del sindaco. Ma lì mi si risponde essere la valigia in casa del suocero di costui. Mi gratto il capo più forte in quattro salti, salgo alla cascale del suocero e qui mi si dà risposta essere già passati in casa di non so quale altro parente. Quindi sta posta di Serafino, ma per questo che era uno dei pochi a ricevere le poste, che una volta come se la passavano il sindaco, il suocero e così via, cioè. E quindi vabbè, lasciamo perdere, si potrebbe dire qualcosa su Ragusa, sulla posta, ma la riserviamo ad altra occasione. Circa poi alle scuole, i rispettivi maestri, il vero caso della confusione dei linguaggi. È più facile cavar costrutto dalla Sfinge egiziana che dai provvedimenti dei nostri padri coscritti presi circa all'istruzione del popolo. Scuole, per chi non lo sappia, ce ne sono 4, una per femmine e 3 per maschi. La maestra femminile è delle più brave, tranne il piccolo difettuccio di leggere con qualche stento, di non sapere scrivere affatto. Difetto, come ognuno vede, di poco momento. Di poco conto, quello non sapeva leggere, sapeva scrivere, però è una delle più brave che c'era in Sicilia. Era anche il concetto, quella era la donna, sì, cioè, come faceva a scrivere e a leggere. Anche perché Serafino Mabini Costella sappiamo come usava le donne. Oh. Era anche un barone, quindi certo. I due maestri dell'elementare sono bravi ambedue, ma le loro scuole sono simili alle posadas della Mancia, ove il viaggiatore che vuole albergarvi è costretto a recare con sé il letto, la sedia, il pitale, il cibo da cuocere e la pentola ove cuocerlo. Egli è vero che gli scolari turchi si seggono in terra, ma gli scolari di Chiaramonte, oltre all'acculacciarsi sul pavimento, non hanno arredi di sorta, che pure il regolamento dell'istruzione pubblica ha creduto indispensabile per le pubbliche scuole. Comunque, molto simpatico, molto divertente, molto... ecco, è satirico, bisogna tenere conto, ecco, che c'è un po' eccessivizzato e un po' amplificati, certo, i difetti, certo, l'altra cosa, perché è un... Certo. Un pamphlet, ecco, più che altro, non è un saggio, è un pamphlet. Voci del presente, tu hai voluto citare questo a Chiaramonte, si prende la luna del giornalista. Sì, sono degli articoli rari ma molto belli. Di Franco Libero Belgiorno e uno molto interessante sulla storia chiaramontana di Franco Antonio Belgiorno, il figlio che fa, certo, il giornalista. Che è molto poetico quello in Germania, in Germania, dove comincia. Eravamo in tre, c'è la poesia che eravamo, sì, in tre. Sì, ma è molto poetico. La malinconia. E ci seguiva l'ombra di Vion, che aveva abbandonato con noi quel locale dove si magnifica il porco, il famoso locale dove si magnifica il porco, naturalmente, perché parlare di Chiaramonte e Gulfi e non parlare della Sassina, certo, della
maiale, appunto, della gelatina, delle costate di maiale, eccetera. Ecco, sarebbe veramente un peccato mortale per me, che sono uno che almeno in teoria amo, diciamo così, la cucina. Poi in pratica, purtroppo, non si può sempre mangiare quello che si vuole, quanto si vuole, come si vuole, e quindi ecco questi due articoli, questo è molto bello, Balcone di Sicilia del nostro amico comune Carmelo Arezzo, anche questo molto, ci sono molto tutti articoli poetico. Recenti, anni in poi comune, che sono dell'88-90, di Aldo Gerbino, che è uno scrittore medico palermitano.